in completa tenuta bianca. Fischio d'inizio da parte dell'arbitro. Non si è sottratto certo Cruyff, che ha Savicevic. Attesissimo, parte il lancio di Savicevic. Ali assicurata, infatti il Milan ha conquistato. Esce Maldini, parte il lancio di Maldini a cercare lo Savicevic, stupendamente sta per entrare in gara di rigore, viene di Amor, largo ancora per Ferrer, il colpo di testa di Filippo, poi Stoichkov prova il tiro, finisce non di molto a fondo campo. Carlo, battute iniziali con un, poi è Boban che guadagna la linea di fondo campo, effettua il tre, ottimismo. Il Milan non si è fatto impressionare, il Kovicevic, la sovrapposizione di Panucci, il traversone, lo scatto di Stoichkov, il cross, la battuta regolare da parte di Savicevic, parte il suo cross. Deportivo alla Corugna e il Barcellona comunque è una gran macchina. Avete visto che Donadoni era arretrato, poi c'è questo lancio in Panucci, mette in mezzo Massaro, il tiro, la parata di Zubizarreta, bene il Milan. Sta giocando molto bene sulla fascia sinistra, proprio uno dei nuovi entrati di questa squadra, cioè Savicevic, punta Nadal, corpo a corpo, vale tanto in profondità, ripeto, Ferrer, il colpo di testa è per Amor. Amor attaccato e fermato da Desailly, in modo però che l'arbitro inglese, Dunn, giudica irregolare, calcio di punizione. Parte il suo traversone, fissimo. Va verso il fondo Panucci, può operare il traversone. Parabola arcuata, stacca Desailly. Attenzione però che ora c'è questo pericolo. E viene chiuso molto bene al momento della conclusione Amor, che era stato... Palla molto alta. Buono il tocco per Savicevic. Tiro dalla bandierina. Ancora parabola molto arcuata e Scippo Galli, la palla è ancora per Stoichkov, parte un nuovo traversone, si allunga il pallone, tira, Massaro, gol del Milan con Massaro al 22esimo su grande iniziativa di Savicevic, Massaro porta in vantaggio il Milan, straordinaria proiezione di Savicevic e Cruyff gelato. 4 e proprio sulle fasce laterali sta sovrastando l'avversario. Ed è lancio profondo e Stoichkov, Rossi, bravo. Ovazione da parte dei tifosi del Milan e Rossi resta colpito. Attenzione, ora dietro la porta. Si coordina il croato, la finta, palla sul sinistro, prova. Avanza anche Ferrer, parte il suo cross. Rossi a cercare Sergi, sul quale si porta Tassotti. Chiede la collaborazione di Bacchero, a terra Sergi, ammonito Tassotti. Ammonizione per Tassotti, la prima della partita. Savicevic, slalom ancora vincente, va Savicevic in largo a cercare Donadoni. Giù, calcio di punizione, ottimo Milan. Milan molto freddo, lucido, capace di interpretare e leggere la partita fino a questo momento in maniera straordinaria. La difesa del Barcellona, ricordiamolo, è una difesa a 3, adesso vediamo spesso che è una difesa a 5 o a 6 perché... Savicevic, triangolo per Massaro, raccolto nella propria area di rigore, parte il traversone, curioso controllo, grande slalom di Savicevic, messo giù, serata giusta mi pare per Savicevic e sono dolori per gli avversari. E la serata tanto a Pioni, Albertini destro! Palla poi per la battuta a Donadoni, il pallone era rimpallato sul corpo di Massaro, era arrivato Donadoni che è stato prontissimo alla battuta ma non fortunato, tiro centrale, vedete Massaro, Donadoni si coordina bene, il tiro è di grande tempestività, crolla, lo lancia verso Boban, il tiro di Boban, palla verso il centro, scivolano in parecchi, Beghiristain, la palla, Filippo Galli, attenzione c'è la proiezione, la palla ancora per Beghiristain. Parte da tre quarti il traversone, lo stre la palla per Massaro, parte il suo destro alto. Amor, dentro e il tiro di prima, velocissima l'esecuzione da parte di Romario con un gol nella Liga Spagnola in campionato. Colpo di testa, palla per Savicevic, cerca. Riesce agli avversari. Angolo. E... ancora Maldini, grandissimo, e fallo brutto di Romario.
imperiale anticipo di Maldini. Rivediamo, guardate, osservate il suo elegante palleggio, il brutto passo, parte il suo cross, c'è una deviazione che facilita, allora Donadoni in penetrazione, fuori il Mazzaro, gol del Milan, strepitosa azione e gol di Mazzaro, ancora lui, questa volta è stato bravissimo Donadoni, ecco lui, ha perso molta della sua baldanza della vigilia, al 47esimo del primo tempo, Mazzaro raddoppia. Con questa converge Sergi, viene ancora attaccato e fermato e c'è finalmente il fischio finale del signor Don relativo al primo tempo con il Milan che dà al riposo con il vantaggio di 2-0, doppietta di Mazzaro. Emozione, facendo tutti i debiti. Lancio lunghissimo, Roste. E Savicevic gli ruba la palla e poi segna un gol incredibile. Trepitoso il gol di Savicevic, eccezionale prodezza, ci lascia veramente di stucco, 3-0 per il Milan e Savicevic incredibile. Sarebbe bello vedere, purtroppo le telecamere non vanno. Merito tra i rossoneri, poi tutti estremamente caparbi, gagliardi nel pressing, sostituzione nelle file del Barcellona, entra Eusebio. Dritto per dritto, palla fuori per Amor, triangolo lungo, il colpo di... Il rinvio di Nadal, la palla per Amor, il fallo. Amor, buona giocata. Maldini, grandissimo. Savicevic, fallo, veramente brutto stavolta da parte di Nadal. Cartellino giallo, forse meritava qualcosa di più. Fallo brutto. Sì, e mi sa che questa è un po' la vendetta di Nadal per l'episodio... Di provincia, veramente. E fallo! Mazzaro, Desai, grande Milan, e ancora un fallaccio a centrocampo di Sergi stavolta. Ammonito anche Sergi, saltati i nervi al Barcellona. Rivediamo. Vedete Sergi che si disinteressa completamente del pallone, va a caricare l'avversario. Mazzaro, ancora il Barcellona. C'è questa conclusione assolutamente velleitaria da parte di Sergi. Albertini, Desai, solo, gol e sono quattro, e sono quattro il Milan. Travolge letteralmente il Barcellona di Cruyff. Desai, 4-0, 17-3, quella squadra che ha meritato l'ammirazione di tutto il mondo in questi ultimi tempi. Ora gli scontri si succedono e sicuramente c'è un pizzico di cattiveria dettata anche dalla maretta. Chiede la collaborazione di Donadoni, va Donadoni. E ancora il Milan alla conclusione, condizione, ma il Milan evidentemente ha fatto bene i suoi conti. Trazione di Amor, non trova lo spazio, Eusebio. E Tassotti cerca una soluzione di finezza costringendo al fallo l'avversario. Milan che naturalmente galleggia anche sulle ali dell'entusiasmo, resta tutto libero. Ferrer ha commesso quattro falli consecutivi ogni volta che è stato avvicinato dagli avversari. Savicevic, parata di Dubizza consecutivi ogni volta che è stato avvicinato dagli avversari. Savicevic, Stoichkov ora, colpo di tacco a liberare Eusebio, parte il traversone, lo punta e lo sbilancia Boban, parte il cross per ha perso molto sul piano, insomma tutti quelli del Milan, e ora c'è anche Panucci che va a... c'è Donadoni ora, cerca lo scudetto consecutivo, lo aveva conquistato, parte dall'altra, attenzione, ora è Tassotti che viene in avanti, Enrique punta Panucci, buon lavoro Panucci, fare un cambio, attenzione, pericolo, palla in calciatore, pallone per Amor, parte il suo cross e la palla termina a fondo campo, è stato Pachero che ha staccato assieme a un difensore del Milan, ultimo tocco, rivediamo, questo è Amor. E vedete, è proprio Maldini che tocca per ultimo, angolo.
Enrique. Amor. Enrique. In mezzo. In mezzo, deviazione. Lo supera nettamente, va sul fondo, mette in mezzo. Solita finta di corpo, evidentemente sarà cospicuo. Parte intanto il... Ecco il suo cross. Va Enrique dribblando stavolta verso il fondo del campo. Per tutti, fuori gioco intanto. E fischio finale dell'arbitro che sancisce una vittoria strepitosa del Milan. 4-0. E avrebbero potuto essere di più anche i gol. Doppietta di Massaro al 22esimo, a conclusione di uno splendido spunto da parte di Savicevic. Lo stesso Massaro al 47esimo del primo tempo per il 2-0, su preziosissimo suggerimento di Donadoni. Della ripresa, dopo due minuti, Savicevic della Coppa dei Campioni al capitano di questa sera, Mauro Tassotti. E sale altissimo l'applauso dei sostenitori del Milan, ma bisogna dire che anche i tifosi del Barcellona applaudono. Ed ecco, ho pensato io anche questi momenti, sono veramente stupendi. Eh sì, in effetti sono momenti indimenticabili. E ora la Coppa passa di mano in mano a tutti.